La tragica notizia della morte cerebrale di Valentina Urli ha devastato la sua famiglia, segnando la fine di ogni speranza per la giovane di 33 anni coinvolta in un incidente stradale durante le festività pasquali, nel quale ha perso anche il bambino che portava in grembo da 5 mesi. Da quel fatale giorno Valentina è rimasta ricoverata in terapia intensiva, ma per lei è solo questione di ore prima che i medici possano ufficializzare il decesso. Il suo compagno Giulio Stoppa, con cui avrebbe presto dovuto sposarsi, è costretto ad accettare l'inevitabile pur aggrappandosi alla speranza di un improbabile miracolo. Nonostante i medici avessero già spiegato l'irreversibilità delle condizioni di Valentina, Giulio ha implorato di non staccare le macchine che la tenevano in vita, continuando a sperare fino all'ultimo istante. Per Giulio è troppo doloroso staccarsi da Valentina, che lui chiamava affettuosamente Tina. Ogni istante è insopportabilmente pieno di angoscia e dolore. Lui e la famiglia si preparano a concludere questo tragico capitolo della loro vita.